Niki Lauda, il pilota della Ferrari, ha ripreso conoscenza ed ha scambiato qualche parola con la moglie e il fratello. Non si pensava che questo avvenisse così presto. Le condizioni di Lauda, tuttavia, rimangono gravissime. Gli viene somministrato l'ossigeno per aiutarlo nella respirazione. Lauda, che qui vediamo in immagini di repertorio, ha i polmoni ustionati per aver inalato i fumi di combustione del sedile di plastica, del volante e di olio lubrificante nel rogo della sua macchina. In quel momento il medico dell'ospedale di Mannheim mi disse: noi non possiamo far niente, è tutto nella capacità di Lauda di reggere, di stare sveglio, di non mollare. E il carattere, il temperamento di Niki fu fondamentale. Lo vissi anche come un bellissimo atto di generosità sportiva da parte di Merzario e lo vissi come anche un momento da parte mia di rendermi conto che nel rapporto con Lauda non c'era solo quello professionale, ma c'era anche un grande rapporto umano. Quando io in Nürburgring ospedale, tutte queste cose, io ho lavorato molto. Ti rimane alive, come si dice, la vita. So, io ho visto le cose solo dalla mia parte, logico. Quando io fuori dell'ospedale in Monza, io sempre non capito perché la gente, quando ho visto la mia faccia così, tutti vuoi vedere sotto il cappello. So, io, il mio feeling è molto male perché rispettoso, come si dice, senza rispetto. Quando io ho visto il film, la prima volta io ho capito l'altra parte, perché io non ho visto dei miei occhi, io ho visto delle altre, e tutta la gente ha ragione, perché io dopo l'incidente completamente diverso. Lauda tornò a Monza perché si sentiva di dover tornare. Io ricordo che gli parlai subito dopo un certo tipo di rieducazione che aveva fatto a casa sua, perché lui volle lasciare l'ospedale subito, lasciò Mannheim quanto prima, assumendosi le proprie responsabilità, e tornò a casa perché disse che avrebbe recuperato prima. Ricordo che gli telefonai e mi disse: ma guarda, è meglio che tu non mi veda, però non va male, alla fine io sono intatto dentro e non mi interessa niente di come verrò visto. Ferrari sentiva dentro di sé che Lauda non sarebbe mai tornato a correre. Quando Ferrari se lo vide di fronte nel suo ufficio di Maranello, praticamente quanto tempo era passato? Un mese, poco più di un mese, non credette ai propri occhi, ma addirittura lo vide con le bende. Io lo ricordo perché ero a Maranello quel giorno. Lui aveva una perdita di sangue, credo, qua dalla fronte, che c'era una ferita aperta, c'era il famoso polso che sanguinava. Era un'immagine un po' scioccante, però era più l'aspetto esteriore che non quello interiore. Per cui quando Lauda tornò, andò subito forte, fece il test a Fiorano e andò terribilmente piano. Ci fu un attimo di panico dentro la Ferrari, non dentro Lauda, il quale disse: no, sono stato io che sono voluto andare piano, ma non c'è problema. Poi a Monza in qualifica andò più forte di Regazzoni e di Reutemann, quindi il pilota c'era, Ferrari ritrovò il pilota, ma nel frattempo aveva ingaggiato Reutemann. Quindi fu molto molto imbarazzante la situazione. Però Lauda ne venne fuori alla grande, alla fine aveva avuto ragione Lauda. Niki Lauda vi prega di leggere in italiano questa brevissima dichiarazione. Vi ringrazio tanto del grande interessamento dimostratomi. Oggi ho fatto 30 giri e con soddisfazione mi sono reso conto delle mie prossime future possibilità. Domani andrò a Salisburgo per un controllo medico generale. Poi sarò a Monza, dopo la visita medica regolamentare farò le prove del Gran Premio per accertarmi definitivamente se sarò in grado di partecipare al Gran Premio d'Italia. Di nuovo grazie a tutti, pregandovi di portare il mio riconoscente saluto agli sportivi italiani. A quando la decisione? Oggi. C'è 10 minuti.
Per lei è andata bene, ovviamente, la prova. Sì, girato oggi, tutto bene, so io va a Monza. Quindi a Monza lei presume di poter essere al Gran Premio d'Italia? Per me quello è un primo Gran Premio e dopo l'incidente io non vado a Monza per vincere, io vado a Monza per mio primo Gran Premio per girare e dopo vediamo. Per difendere il titolo contro Arno? Difendere il titolo forse un po' in tardi, forse in Canada o in Watkins Glen. Buongiorno! È arrivato! Ti trovo bene! Che succede? È Nick! Che ha fatto? È qui! Come? Correrà! Miki! È tanto brutto, eh? No. In ospedale ho chiesto ai medici di non dirmi stronzate su come sarebbe stato il mio aspetto. Hanno detto che col tempo sarebbe migliorato. Ma non è vero. Ora lo so, guardando la tua reazione. Passerò il resto della vita con una faccia che spaventa le persone. Nicky, io volevo scriverti in ospedale per provare a chiederti scusa. La riunione in Germania, prima della gara, ho influenzato tutti. Sì, è vero. Quella gara non si sarebbe dovuta correre. No, infatti. Quindi mi sento responsabile di quello che ti è capitato e... E lo sei. Ma credimi, guardarti vincere quelle gare mentre lottavo per sopravvivere, sei anche responsabile del mio ritorno in quella macchina. Iniziato il Gran Premio d'Italia qui a Monza. Lauda parte male dalla terza fila, parte lentissimo e viene superato da numerose vetture, una dopo l'altra. Al momento il ritorno di Nick Lauda si sta rivelando un passo prematuro, lo stanno superando praticamente tutti. Un pessimo avvio dell'austriaco, forse era davvero troppo presto per tornare alle corse, a giudicare da come sta affrontando il Gran Premio. Lauda fuori traiettoria e finisce su Nepa. Ritorna con qualche difficoltà in pista, ma è stato un brutto momento per Nick. Nicky Lauda che è il campione del mondo in carica, ma forse nel suo stato attuale rappresenta un pericolo per se stesso e per gli altri piloti. Stuck si tocca con la Lotus di Mario Andretti. Nicky è bloccato, non ha spazio per passare. E scappa via, Lauda riesce a passare ed evitare la collisione con gli avversari. Nicky Lauda sembra in netta ripresa, è ora nella scia di Brambilla. Si sposta all'interno per superarlo. Lauda sembra aver ritrovato la condizione che tutti pensavamo avesse smarrito. Lauda gira ora più veloce di Reutemann e sta colmando il distacco. Lauda si avvicina sempre più a Carlos Reutemann, l'uomo chiamato a sostituirlo nel team Ferrari. E vediamo la McLaren di James Hunt ferma a bordo pista, a botta dal fumo. Questa è una pessima notizia per le sue speranze di vittoria finale. Ed è Ronnie Peterson a vincere il Gran Premio di Monza. Ma gli occhi sono tutti per l'uomo che conquista uno straordinario quarto posto. Nicky Lauda!